Intanto con Nicola proviamo a capire che cosa è successo dal 2011, no? Da quando avete scritto questo libro, La scimmia che vinse il Pulitzer, ad oggi, questo appunto, questa forbice che si è allargata così tanto. Stavo dicendo, nel 2011 insieme a un mio collega abbiamo scritto questo libro che si chiama appunto La scimmia che vinse il Pulitzer, personaggi, avventure e buone notizie dal futuro dell'informazione, in cui raccontavamo una serie di storie di giornalismo innovativo. Giornalismo innovativo si andava dal fact-checking agli hacker che arrivavano alle redazioni, e tra le diverse storie ce n'era anche una su una scimmia che si trovava a Chicago, negli Stati Uniti, e che aveva iniziato a scrivere dei testi in maniera automatica senza l'aiuto di nessun essere umano. La scimmia si chiamava Stats Monkey, naturalmente non era una scimmia, ma era un software su cui questi ricercatori stavano lavorando, ed è stato il primo software, appunto, il primo prototipo di generazione di testi automatici giornalistici. Cioè, questi signori che lavoravano a Chicago per la prima volta hanno preso un corpus di testi giornalistici, hanno creato una serie di template attraverso cui compilare in maniera automatica questi, attraverso cui compilare i testi, e a partire dai dati delle partite di baseball hanno iniziato a generare tantissimi testi in maniera automatica. Tutto ciò era un esperimento, negli anni, appunto dal 2011 in poi, è diventata una vera e propria industria, nel senso che adesso sono nate delle compagnie, una è Narrative Science, un'altra ancora più conosciuta è Automated Insights, il cui business è proprio produrre testi a partire da dati o comunque testi generati in maniera algoritmica. Naturalmente lo fanno soprattutto per alcuni tipi di industria che non sono per forza quella giornalistica, come ad esempio, non so, creano report interni oppure fanno report personalizzati per chi usa i braccialetti per monitorarsi quando va a correre o chi va in palestra, ma creano anche notizie che leggiamo ogni giorno sempre più spesso online. C'è questo disclaimer che oramai si trova sotto a moltissime notizie finanziarie, soprattutto quelle sulle trimestrali, cioè sui risultati delle grandi compagnie quotate in borsa, e questo disclaimer dice: "This story was generated by Automated Insight", vedete, lo si legge giù in basso, ed è, non so, questa storia pubblicata ieri appunto da Business Insider, ripresa dall'Associated Press, in realtà l'ha scritta il software di Automated Insight, e dice come sono andati i risultati finanziari di UPS. Lo stesso anche ieri è uscita questa storia di Mastercard, questo articolo di Mastercard, dove vengono raccontati appunto i risultati finanziari. Attraverso questo software, l'Associated Press è riuscita naturalmente a moltiplicare il numero di compagnie che copre durante le trimestrali. Le trimestrali, sapete, avvengono più o meno sempre nello stesso periodo, quindi ci sono tantissime, bisogna coprire tantissime compagnie, tantissime storie, e naturalmente nessuna redazione, anche una delle più grandi al mondo, come quella di Express, riusciva a coprirle tutte. Prima ne coprivano al massimo 400, adesso, grazie al software, ne riescono a coprire 4.000, il tutto senza impiegare ulteriore forza lavoro. Questi testi naturalmente sono, rispetto al 2011, quando abbiamo scritto noi la scimmia, sono sempre più indistinguibili dai testi che potrebbe scrivere un essere umano, soprattutto se la richiesta è produrre un testo nella mezz'ora successiva all'uscita dei risultati, quindi produrre una breaking news veloce. Facciamo adesso con voi qualche piccolo test, vediamo un po' se riuscite a riconoscere quale di questi testi ha scritto una scimmia, un robot, e quale ha scritto un giornalista in fretta e furia. Questa, è facile. Amazon Inc. ha riportato un utile di 857 milioni di dollari nel secondo trimestre dell'anno. La compagnia di Seattle ha dichiarato un utile per azione di 1,78 dollari. I risultati hanno superato le aspettative di Wall Street. Secondo voi chi l'ha scritta? Questo è automatico, questo è il classico test automatico che... Esatto, e poi anche se voi ne vedete in serie, lo scrivono sempre così, praticamente c'è sempre, prima ti dicono qual è stato l'utile, poi ti dicono l'utile per azione e poi ti dicono se ha rispettato o meno le aspettative, cioè fa una valutazione storica, compara con le altre trimestrali, è un modello, un template che replicano, però lo replicano abbastanza bene, e soprattutto questa storia loro riescono a generarla in pochissimi secondi.
quindi la vera battaglia competitiva non è tanto sulla qualità ma sulla velocità, sul fatto di poterla generare all'istante. E naturalmente queste notizie hanno poi anche un impatto sul trading, sulla borsa, sulle azioni, quindi la velocità è fondamentale. Questo è un po' più lirico, dice: ho bisogno di qualcosa di reale, la sola cosa che mi fa impazzire è il tuo respiro e non importa cosa abbiamo fatto, qualsiasi cosa potrebbe essere una volta in una stella, una volta nel mio cuore. Cosa dici, Michele? Direi che è troppo brutto per essere stato scritto da una macchina. No, invece è una macchina, anzi più che una macchina, questo è stato scritto dall'unione di un essere umano più una macchina. L'essere umano purtroppo è Justin Bieber, e il software ha preso le parole delle canzoni di Justin Bieber, l'ha riformulate per creare dei testi automatici che possono essere cantati da Justin Bieber senza che nessuno si accorga che l'ha generato un robot. Questo è invece un po' più difficile, vediamo se... Un altro genere su cui adesso i software di scrittura automatica stanno specializzando è quello degli obituary, cioè muore una persona, bisogna dire subito, all'istante, i fatti salienti di quella persona. Naturalmente anche qui ci sono template abbastanza predefiniti. Questo ad esempio di recente, l'anno scorso, quando è morto Leonard Cohen, il leggendario musicista e poeta canadese, riferimento indiscutibile dei cantautori negli anni 60. Il cantautore è morto a 82 anni e la notizia è stata data sul suo profilo ufficiale di Facebook. Sì, questo è assolutamente mio, che scrive in italiano, no, in inglese. Questo è un bot secondo voi? Tu speri che sia un bot? Chi è che ha detto no? Perché secondo te no? C'è una ripetizione? Qual è? Qual è la ripetizione? È grave. Però magari sai, devi scriverlo in 10 minuti, appena uscita l'agenzia, hai pochissimo tempo, ci sta che ripeti, che... Tu dici macchina. In realtà l'ha scritto un umano questo, l'ha scritto un giornalista, in questo caso italiano, quindi senza nessuno... No, però questo è un articolo uscito su una testata italiana, quando è morto Leonard Cohen, pochi minuti dopo. No, questo non è tradotto, questo è italiano puro, okay, all'origine. Bisogna sì, usare i microfoni. Scusate, sì. Se mi chiamate vengo io, faccio la valletta. In realtà qui qualche indizio c'era, un robot farebbe fatica per esempio a mettere quell'aggettivo indiscutibile, oppure a dire la notizia è stata data sul suo profilo ufficiale di Facebook. Cioè c'erano degli indizi che fanno capire, cioè il robot è molto bravo a ricostruire grosse informazioni già schedate e catalogate. Informazioni imprevedibili, come ad esempio la notizia è stata data su Facebook, non è proprio alla sua portata, almeno ora, poi tra qualche anno ci arriveranno. Questo ve lo dico io, è stato scritto da un computer, scrivono anche le notizie sugli incidenti, sempre questo negli Stati Uniti, dove catalogano tutto, già la polizia fa tutta un'opera di classificazione di ogni reato. Questo sembra un testo generato al computer, in realtà è una grande opera letteraria, Joyce, l'Ulisse. Questo è un po' più difficile. Donald Trump, arrivano i risultati ufficiali, bisogna dare la notizia, quella proprio generica, quindi senza nessuno. Donald Trump è stato eletto 45° presidente degli Stati Uniti lo scorso martedì, nel sorprendente culmine di una campagna esplosiva, populista e polarizzante. Naturalmente l'ha scritto un giornalista e lo capite dall'accesso di aggettivi che ci sono e che per i robot sono ancora molto molto complicati. Questo invece è un altro obituary che è dedicato, appunto, è stato scritto l'anno scorso quando è morto uno dei padri dell'intelligenza artificiale, Marvin Liminsky, 88 anni, è scomparso lo scorso 24 gennaio 2016 a Boston a causa di emorragia cerebrale. Questo è un classico testo scritto da robot, e lo potete vedere proprio cioè la città, lo stato, la causa, va subito poi a ripercorrere qual è la vita delle persone. Però oltre a scrivere, oramai i software fanno anche tantissime altre cose. Ad esempio, vi faccio vedere qualche esperimenti che ci sono adesso nelle redazioni in giro per il mondo. I BBC News Labs hanno creato questo Juicer Demo,
che aiuta i giornalisti prima, cioè fa un'analisi di tutte le notizie a partire da 800 fonti e le tagga, tagga le notizie, i video e le immagini, di modo che i giornalisti della BBC, quando hanno bisogno di trovare un'informazione specifica, ad esempio su Donald Trump, su Cameron, vanno su Juicer Demo e possono avere una serie di notizie catalogate e prefiltrate in maniera molto più veloce rispetto a una ricerca manuale che dovrebbero fare. Il New York Times invece usa intelligenza artificiale per moderare i commenti, per fare in modo che non ci siano commenti, che ci siano commenti di migliore qualità. Ha iniziato ad utilizzare un tool che mette a disposizione Google, che fa proprio un'analisi della tossicità, la chiamano loro, cioè di quanto alcuni commenti sono tossici o meno, e in base a una serie di criteri decisi dalla macchina si fa un prefiltro per cui alcuni commenti non vengono proprio mostrati. Reuters invece utilizza i grafici elaborati in maniera automatica, cioè a partire da tabelle e dati fornisce ai propri clienti dei grafici attraverso una startup che si chiama Graphic, che si aggiornano anche in tempo reale. Il Washington Post è forse quello che ha fatto l'esperimento più massivo a livello interno, cioè senza ricorrere a un service esterno come abbiamo visto prima, Narrative Science, Automated Insight. Il Washington Post ha proprio costruito un proprio robot reporter che si chiama Heliograph. L'anno scorso ha scritto oltre 850 articoli, di cui 500 tutti sulla campagna elettorale, tutte sulle elezioni politiche che ci sono state negli Stati Uniti. Anche in questo caso in pochissimi sono resi conto che stava scrivendo un robot. Yahoo invece utilizza appunto questi software per tutti quelli che lavorano sulla sua piattaforma, che scrivono sulla sua piattaforma, che fanno i giochi di fantacalcio, diciamo, che ci sono su Yahoo. Ogni utente che gioca a fantacalcio può poi leggersi la performance della sua fantapartita, e tutto questo viene fatto in maniera automatica e naturalmente non ci sarebbe mai nessuna persona disposta a scriverla personalmente. Più interessante ancora, almeno a livello di utilizzo mio personale, è il bot che invece ha creato Quartz. Quartz è una rivista online di economia e di notizie dal mondo, diciamo. Ha costruito un bot per smartphone che vi consiglio di provare, perché secondo me è quello che funziona meglio. Naturalmente non fa nulla di intelligente, semplicemente filtra le notizie ad albero, per cui riesce a capire molto bene se una cosa ti interessa, se un tema ti interessa o non ti interessa, senza bombardarti con notizie generiche o di cui non ti importa nulla. Nel futuro, naturalmente, oltre alle scimmie che vinceranno i Pulitzer perché scriveranno dei bellissimi articoli, la tecnologia artificiale potrà aiutare noi giornalisti in moltissimi modi. Uno dei modi che abbiamo visto, uno dei modi sicuramente che arriverà, che sta già arrivando, è quello degli assistenti personali. Abbiamo visto la BBC che lo utilizza per prefiltrare le informazioni, o lo stesso New York Times che lo usa per evitare di stare lì a impazzire tra migliaia di commenti. Un altro utilizzo molto interessante lo stanno sperimentando nel Regno Unito da parte di Full Fact, ed è per il fact-checking automatico, cioè nel momento in cui c'è un primo ministro che parla in Parlamento oppure che parla in TV, ci sono dei software che stanno sperimentando che vanno ad analizzare tutti i dati che vengono sciorinati, per cui non so, il primo ministro dice che il GDP, il PIL è salito, il software in maniera automatica va a fare questa comparazione e dà al giornalista lo strumento per capire se effettivamente quello che ha detto corrisponde ai fatti oppure no. Naturalmente è uno strumento per lo più di trovare in tempo reale i dati, dare una chiave di lettura, poi c'è sempre un giornalista che interviene e il loro obiettivo è arrivare a fare fact-checking proprio in tempo reale, cioè mentre si guarda la TV un politico che parla, sotto c'è una striscia sotto la quale si può visualizzare se i dati che sta utilizzando sono veri o falsi. Questo tool è già in uso ed è funziona abbastanza bene. Molto interessante anche questo esperimento che stanno facendo sempre nel Regno Unito per automatizzare quelli che sono i processi. Ad esempio stanno sperimentando come creare una serie di storie locali a partire da un dataset nazionale. Ad esempio ci sono i dati sulla sanità del NHS su tutti i comuni, diciamo, del Regno Unito. Attraverso un software, dandogli appunto le giuste chiavi, le giuste interpretazioni, si possono creare N storie in automatico relative a ciascuna località. Ad esempio qui vedete questo giornale, Wimbledon Guardian, ha fatto una storia focalizzata soltanto su Merton, Croydon Guardian su un'altra località.
In questo modo si possono fare in maniera seriale anche centinaia, migliaia di storie a partire da un unico dataset, da un'unica analisi. Immaginate ad esempio, non so, alle prossime elezioni abbiamo tutti i risultati elettorali, immaginate un sito di informazione che genera 8.000 articoli, ogni articolo focalizzato su un singolo comune italiano con i risultati. È una cosa che si può fare ed è una cosa che tra l'altro potrebbe avere anche dei ritorni in ottica di traffico, di SEO e di utilità per i lettori, perché magari è un'informazione di questo tipo che può reggere anche nel lungo periodo, perché magari tra 3 mesi qualcuno vorrà sapere chi ha vinto il mio comune e non è per nulla impossibile. Altri esperimenti che stanno facendo interessanti sempre sul fronte live è quello di trascrivere in maniera automatica uno speech che fa una persona. Ad esempio, questo è un esperimento fatto in Cina da un software sviluppato in Cina durante una conferenza. Questo signore stava parlando e il software in pochissimi secondi ha generato un report su tutto quello che stava dicendo. Adesso vi faccio vedere questa tabella che è stata realizzata dal World Economic Forum a partire da uno studio fatto a Stanford e Yale. È stato chiesto a 300 persone di fare una serie di previsioni su cosa riusciranno a fare le scimmie da qui al 2059, e i risultati non sono stati dati così in base a semplici impressioni personali, ma sono anche qualificati, diciamo. Vediamo la timeline com'è. Nel 2009 un software scrive un articolo sportivo, abbiamo visto già che funziona e fanno anche di più. Nel 2011 un software ha battuto un umano al Jeopardy, è avvenuto. 2016 vince una competizione di Go, l'abbiamo visto con il software di Google che ha battuto Go, questo gioco cinese molto complicato. Nel 2020 potranno competere a poker, nel 2024 potranno addirittura scrivere in Python, che è un linguaggio di programmazione abbastanza complicato, nel 2026, secondo questi esperti, potranno scrivere un tema delle scuole superiori e ricevere anche un voto abbastanza alto, nel 2027 potranno generare le canzoni che saranno più popolari, le top 40, sapete che la generazione dei testi delle canzoni è un'altra attività oramai molto, che può essere molto automatizzata, anche perché c'è tantissima conoscenza c'è il corpus, è stato già analizzato, i software di machine learning hanno fatto tantissime esercitazioni, e poi c'è Spotify che ha anche raccolto tantissimi feedback dagli utenti, cioè cosa gli piace, cosa non gli piace, quanto tempo ascoltano una canzone, i generi e via dicendo. Nel 2028 potranno generare un video creativo. Già ora ci sono dei software che generano dei video in automatico, il più famoso si chiama WeBeats, gli si dà un testo e il software genera un video a partire da una serie di immagini default, diciamo che non sono però il massimo della creatività, vanno bene se serve per avere grosse quantità. Nel 2028 invece potremo avere dei video anche creativi che ti danno anche una nuova prospettiva, quindi che non seguono semplicemente quello che tu hai detto. 2049 scriveranno un saggio bestseller nella lista del New York Times, 2050 vinceranno una competizione di matematica, nel 2059 condurranno da soli la ricerca matematica, che è l'attività adesso più difficile, più umana che ci possa essere. Naturalmente tutto ciò va letto in ottica, appunto come diceva prima Marco, aumentata e non spaventata. Cioè, tutte queste tecnologie naturalmente non dobbiamo vederle come sempre nell'ottica del 2017, questi sono lavori che facciamo nel 2017, nel 2060 non faremo più nessuno di questi, ma vanno visti più nell'ottica di power tools, cioè di strumenti che possono aumentare e soprattutto che ci possono dare spazio per fare cose più interessanti. Non è detto che un'agenzia deve avere tantissimi giornalisti che stanno a scrivere appunto come delle scimmie, i risultati finanziari sono stati questi e questi. Non è detto che dobbiamo avere tanti giornalisti che trascrivono cosa ha detto un politico e passano tutto il loro tempo a fare questa attività brutalizzante. Si possono fare altre cose molto più interessanti, mentre lasciar fare alle macchine queste attività. Sono appunto degli strumenti e non dei sostituti. Riprendo una offerta di lavoro che segnalava, penso, proprio Mario Tedeschini sul suo profilo l'altro giorno, pubblicata da ProPublica, che è questa... Naturalmente quando parliamo di ProPublica bisogna mettere 3.000 paletti, nel senso che è una fondazione plurifinanziata che si occupa solo di giornalismo investigativo, quindi diciamo il paradiso del giornalismo. L'altro giorno hanno pubblicato una inserzione di offerta di lavoro per un reporter che si occupa di coprire le piattaforme tecnologiche, cioè come Facebook, Google, Amazon dominano le nostre vite, e tra le competenze richieste
vedete quante ce n'erano. Innanzitutto, vabbè, bisogna avere capacità di avere familiarità con computer assisted reporting tools, come ad esempio gestire un database, SQL, avere dimestichezza con i linguaggi di statistica come R o altri simili, avere dimestichezza anche con quelli di programmazione Python. Poi chiedono anche in più, deve avere la capacità di sapere interagire con un dataset, cioè di fare delle ipotesi dei test che possono poi essere chiesti ed eseguiti attraverso un dataset. Deve essere capace di fare le richieste FOIA. Anche in Italia sapete che dall'anno scorso abbiamo il Freedom of Information Act, che sta dando vita anche in Italia alle prime inchieste, alle prime vere inchieste data driven, ad esempio una è stata fatta sui vaccini, un'altra è stata fatta sulle slot machine, proprio a partire capacità di chiedere quindi informazioni che possono essere di pubblico dominio e poi saperle interpretare e visualizzare. Poi avere la pazienza di pulire grandi dataset, come si fa appunto con i documenti FOIA. Naturalmente saper parlare con gli altri che si occupano di tecnologia nella redazione e poi raccontare le storie in maniera potente. Come vedete, sono tutta una serie di competenze che hanno a che fare con l'interazione con i dati, con strumenti diciamo artificiali, di intelligenza artificiale. Naturalmente a ProPublica sanno, e lo dicono infatti anche sotto, che nessuno magari ha tutte queste competenze, però iniziare ad avere alcune di queste competenze, non so, saper iniziare ad esempio a utilizzare R, oppure saper fare le richieste FOIA, oppure iniziare a porsi il dubbio come interagisco con un database, come faccio a estrarre un valore da una serie di dati, diventerà una sfida fondamentale per i prossimi anni. Ho finito. Grazie Nicola.